per cui fare un errore può compromettere veramente la classifica e di essere felice e quindi del piazzamento di Anna e Luca tornati così bene in forma dopo tutto lo stop e dopo tutti i guai dell'inizio stagione. Intanto il punteggio per Irina Movcan è 77-47, sul ghiaccio si sta preparando l'atleta di Nikolaj Morozov, Elena Glebova, l'atleta estone, e volevo adesso invece la risposta proprio di Andrea. Cosa pensi di Anna e Luca? Ti hanno impressionato? È stato un bel programma quello loro. Credo che ritrovarli a questi livelli dopo tanti mesi di tribolazioni sia stato importantissimo. Al di là del piazzamento, che è comunque senz'altro positivo e li rilancia ai vertici assoluti, anche in prospettiva, perché questo è quello che conta, mi è piaciuto il modo loro di proporsi. Nel recente passato non li avevamo visti così freschi, brillanti, leggeri. Invece ieri hanno proprio espresso questa ritrovata, come dire, capacità di proporsi in maniera leggera, e dopo le ultime prestazioni, che non erano state così, evidentemente si sono liberati anche di una sorta di zavorra psicologica che forse li attanagliava in qualche modo. Hanno voluto cambiare tutto e adesso sembrano più felici, anche più si presentano con più semplicità. E questo credo che, pensando al futuro, perché è questo a quello a cui loro devono pensare, sia molto, molto importante. Andiamo allora a seguire Elena Glebova. Elena Glebova ha iniziato bene con un bel triplo lutz, ma poi non è andato a buon fine il triplo loop, è caduta, adesso va in combinazione col doppio axel. E anche questo doppio axel è un po' fuori asse. Va bene col triplo salto. Arrivo impreciso, triplo tolto. Di nuovo non bene l'arrivo del salto.
Elena Glebova, lei dopo lo short program aveva la 20ª posizione della campionessa nazionale estone. Per superare la preliminary, Morozov le aveva semplificato il libero, mentre nella versione appunto che ha presentato le difficoltà che avrebbe poi inserito, così come lei stessa ha spiegato in conferenza stampa, sarebbero state maggiori, ma il risultato non è andato proprio a buon fine. Sì, ha cercato di andare a eseguire più cose, ma non aveva la tenuta fisica. Da metà in poi è un po' andata a spasso, per così dire. In realtà le è mancata quello che è l'elemento forte, la sua combinazione triplo-triplo, ma è iniziato tutto con questo triplo loop già per terra al secondo salto. Questo è il doppio axel, lei di solito qui attacca il triplo toll, niente da fare, solamente doppio, e quindi alla fine un contenuto tecnico abbastanza scarso. Certo, lei nella preliminary aveva ottenuto una nona posizione nonostante avesse semplificato il libero, ottenendo un totale, lo ricordiamo, fanno il fischietti, quindi è lo stesso programma che stiamo vedendo noi adesso, di 76,13. Sì, tra l'altro della preliminary alcune di queste che erano davanti a lei non sono neanche entrate dopo il corto, tipo la Sonia La Fuente è rimasta fuori pur essendo un atleta di valore, ma non, ieri ha sbagliato, è caduta su un salto e veramente, come abbiamo guarda, più volte detto, 25esima, quindi esatto, proprio un soffio fuori dalla finale, pur pattinando nel terzo gruppo, segno che il suo ranking è comunque alto, ma veramente in questo tipo di gara, quando tutti cominciano a fare tutto, basta un errore e piombi miseramente in classifica. Sì, abbiamo visto anche Mao Asada, è proprio la stessa cosa. Se non ti rimane un programma più che fantastico, delle trottole eccezionali, e non hai niente di pazzescamente impressionante nei components, in più fai un errore tecnico, si paga pesante, insomma. Andiamo a vedere il risultato per Elena Glebova. Aveva partecipato anche a Torino ottenendo la 21ª posizione. Ed è 78,50 e superiore al punteggio che ha avuto nella preliminare, 38,29 per il tecnico Elements, 41,21 per la presentazione, un punto di detrazione per un punteggio complessivo di 124,78. Parlavi anche della difficoltà, no? Che un errore, se sbagli, ovviamente con il livello che c'è in questo momento, che abbiamo anche visto ieri, si paga duramente. Ha pagato Mao Asada.